Finalmente è arrivata, l'ha inseguita per tanti anni, l'ha inseguita veramente a lungo, sognata, spesso agognata. Omar Majoran però finalmente ha messo le mani sul trofeo Luigi Fagioli. È sua l'edizione numero 53, un'edizione che per poco non ha visto il pilota sardo addirittura andare ad abbattere il record del 2015 di Simone Fagioli. Alla fine è tutta una questione di centesimi, 11 sulla manche secca, appena 15 sulle due salite, poco importa, all'arrivo Majoran è felice come un bambino, perché sente avvicinarsi quel titolo italiano che coronerebbe una carriera vissuta sempre in prima linea, perché vincere a Gubbio quest'anno, a pochi giorni dalla scomparsa di un amico, è qualcosa che vale di più. Beh, posso dire che tutto ha funzionato alla perfezione fin dalle manche di prova di ieri. Ho preso la manifestazione proprio come si suol dire di petto, ho cercato di non distrarmi un solo momento e poi qui era importante vincere perché avevo un amico da ricordare, Mauro Rampini, il padrone di casa, e avevo questa intenzione, sono riuscito a mantenerla e quindi mi sento doppiamente soddisfatto. Majoran ha riscritto quasi le regole del gioco, ha stampato il miglior tempo di manche nel pomeriggio, cosa rara pensando alle abitudini dei big del Fagioli. Questa dimostrazione che proprio siamo riusciti a centellinare la vettura nei minimi particolari ed è un buon viatico per il proseguo del campionato, perché adesso inizia la vera motivazione, la vera sfida, che forse all'inizio mi ha visto un pelino penalizzato per via di tanti piccoli problemi che oggi siamo riusciti a risolvere. Pur scendendo dal gradino più alto del podio, quello occupato nelle ultime due edizioni, Domenico Scola può ben dire di aver vinto la sua personalissima sfida. Era il debutto stagionale assoluto nel CVM, ha guidato un'osella della classe 2000 e ha messo paura ai mostri sacri equipaggiati con i 3000. Non mi aspettavo questo risultato, e questo tempo col 2000 che ho fatto anche il record, che apparteneva a un grande come Christian Merli, l'ho abbassato di 2 decimi. E per la vittoria sapevo che era molto difficile, anzi stare tra i 3000 e arrivare a un secondo da Omar, che ha fatto quasi il record del percorso, quindi è stato un ottimo riferimento, cioè, mi riempie il cuore di gioia. E nonostante appunto la ruggine che ho accumulato durante questa stagione, perché come ben sapete non ho corso, quindi bene così, c'è stato pure un problemino in gara 1, ma meglio non parlarne, va bene così. Anche Domenico Cubeda ha retrocesso di un gradino sul podio, ma a suo modo di che essere contento. Presentatosi a Gubbio con diverse novità a livello di motore, il pilota siciliano se l'è battuta con grande vigore. Diciamo che eravamo tutti aggressivi. Lo siamo stati perché rispetto all'anno scorso abbiamo fatto dei tempi quasi da record, considerato il tempo di Simone fatto nel 2015. Io sono contento per la mia performance, perché dalle gare scorse abbiamo stravolto un po' il motore, siamo tornati in un vecchio sistema, perché avevamo provato altri sistemi nelle gare scorse e abbiamo voluto ritornare appunto in questo sistema qui. Ne ho affrontato le 4 manche, migliorando sempre, e comunque porto un terzo posto a casa e dei punti sommati al campionato, diciamo. La top 10 dell'edizione 53 la completa nel giovane Angelo Marino della Speed Motor, ottimo quarto benché al debutto assoluto nella gara cubina, e a seguire Francesco Conticelli, il velocissimo veneto Federico Liber, il giovane pugliese rampante Ivan Pezzolla e ancora il più esperto Cosimo Rea, Vincenzo Conticelli, e un altro pilota Speed Motor, vale a dire Sergio Farris. Il grande deluso invece è Michele Fattorini. Distante poco meno di 7 decimi da Majoran dopo la prima manche, il pilota umbro ha nuovamente pagato dazio alla sfortuna, con la sua sella che si è fermata poco prima della postazione 10 nella seconda salita di giornata. Il ritiro è costato al pilota orvietano anche il successo nel primo Memorial Mauro Rampini, premio assegnato al pilota umbro meglio piazzato nella classifica assoluta, fortemente voluto dal comitato cubino Corse Automobilistiche. È stato Alessandro Alcidi, 16° al traguardo, a riceverlo dalle mani di Giovanni Rampini. Tra i protagonisti della cronoscalata cubina, dopo qualche anno ha fatto il suo ritorno anche l'attore, ma pilota per passione, Ettore Bassi, 31° assoluto al volante di un'osella della classe 2000. Gubbio è una città stupenda che poi mi ha regalato tante emozioni, non solo con le corse, ma ovviamente anche con il mio lavoro, per cui ci torno sempre volentierissimo. Sono soddisfatto perché ieri non ho provato, sono 3 anni che non salgo su una macchina come questa e Gubbio non la faccio da 5 anni. Per cui, considerando che appunto non ho fatto prove perché ieri avevo un problema elettronico, per me è come se fosse sabato, e quindi messe tutte queste cose insieme sono contento.
Tra i piloti agubini in gara, menzione di merito per Omar Fiorucci e Paolo Biccheri. Il primo si è imposto nella propria classe del gruppo 1 Italia più 3000, con due favolose manche nelle quali ha fatto registrare tempi oltre le più rose aspettative. Pensa che abbiamo portato su la macchina per la prima volta, fa 2.02, penso di essere soddisfatto molto. E larga, lunga, girare su tornanti che è stata dura, però è una bella soddisfazione. Più erano 3 anni che non lo facevo e ci abbiamo messo corpo e anima per farla, perché il 16 c'era una gara della Coppa Italia a Imola e l'incognita era sempre vado forte a Gubbio, sbatti e salta la Coppa Italia, e però è andato tutto bene, soddisfatti per tutti i ragazzi che mi seguono e tutti gli amici di Gubbio. Biccheri aveva già vinto nel proprio raggruppamento dei Racing Star Plus nella passata edizione, ma la vittoria 2018 ha un sapore speciale dopo un'annata che definire travagliata è poco. Non pensavo, non tanto di non fare il tempo dell'anno scorso, però più che altro è venuto fuori sto 2.09 che veramente è abbastanza inaspettato. Molto contenuto perché forse un po' di margine c'era, però dopo un anno che non salivo in macchina, l'infortunio avuto e tutto il resto, insomma, sono andato abbastanza cauto. Un altro agubino è tornato a dare spettacolo lungo il bottaccione, Marco Mandoloni, talmente bravo da sorprendere anche se stesso. Molto soddisfatto, no, più che soddisfatto. Sinceramente credevo di stare molto più alto di tempo, invece è venuto fuori un tempo inaspettato e sinceramente so troppo contento. La sfida in famiglia tra Gianni e Riccardo Urbani, entrambi al volante di una Mini Cooper, ha visto uscire vincitore quest'ultimo grazie a una fantastica seconda manche, dopo che nelle prime due erano divisi da pochissimi centesimi di differenza. La truppa della Speed Motor, la più numerosa con 18 piloti al via, ha visto tra gli altri impegnati il presidente della scuderia, Tiziano Brunetti. Per il team agubino due piazzamenti nella top 10, più il 17° posto di Damiano Manni, mentre Luca Bazzucchi ha chiuso 37°. Chi invece il record lo ha stracciato, ma in questo caso era già farina del suo sacco, è Uberto Bonucci, al quale ormai serve il pallottoliere per contare tutte le volte in cui ha messo la sua sella davanti alle rivali nella gara riservata alle auto storiche. Stavolta però è andato oltre firmando un tempo da paura sia sulla singola salita che sulle due manche di gara. Con questa sono 11, e mi fa piacere perché Simone ha vinto 11, io 10, ora siamo 11 pari. Dubbio è una gara bellissima, una gara non facile, difficile perché si va forte, va interpretata. Io sono innamorato della gara di Gubbio e della gara di Gubbio. E bravissimi di organizzazione come sempre e si meritano l'appellativo di Monte Carlo delle Salite, questa gara. Si lo merita veramente a pieni voti. Poi che dire, sono andato forte, ho fatto il record, ho passato il record mio di 2 secondi, sicché sono contentone. Alle spalle di Bonucci l'eterno secondo Piero Lottini, che nel 2016 approfittò proprio del ritiro del rivale per vincere l'assoluta, mentre il terzo posto è andato ad Andrea Bonucci, che dimostra come l'arte del saper correre è una virtù di famiglia, essendo il fratello minore di Uberto. Le storiche al solito hanno soddisfatto il palato fine degli agubini, regalando uno spettacolo unico nel suo genere che sembra non voler conoscere tramonto, ma più in generale la corsa agubina ad essere davvero considerata la più bella del panorama nazionale, un riconoscimento al lavoro svolto dal CECA e più in generale da tutti i volontari che ogni anno concorrono alla riuscita dell'evento, per la soddisfazione del presidente Luca Uccellani. È un bilancio eccezionale, siamo soddisfatti al 100%, è andato tutto alla perfezione veramente. Guarda, abbiamo finito, siamo stati insieme fino adesso, abbiamo fatto la ben finita con tutto il comitato, con tutto il gruppo di aiuto, con tanta gente. Tanti mancavano perché erano veramente sfiniti dal lavoro che abbiamo fatto, però guarda, la soddisfazione è eccelsa veramente. Come da consolidata abitudine, il weekend del Fagioli si era aperto con la consegna del Memorial Angelo e Pietro Barbetti, assegnato quest'anno all'ingegner Pino D'Agostino, protagonista prima con l'Alfa Romeo nel DTM, e poi della grande epopea Ferrari con Todd Brown e Michael Schumacher. Tornando alla corsa, proprio un tale livello d'eccellenza ha convinto la Federazione Internazionale ad assegnare a Gubbio il FIA Hill Climb Masters, ovvero la competizione che si svolge con cadenza biennale che mette di fronte i migliori interpreti delle corse in salita a livello europeo.
Dal 12 al 14 ottobre il Bottaccione sarà una volta di più la capitale degli sport motoristici, con ritorno attesissimo dei vari Fagioli e Merli, nonché dello stesso Maiona, che certamente vorrà confermare lo straordinario risultato ottenuto nell'ultimo weekend. Ci siamo dati 3 giorni di riposo da dopodomani, perché domani dobbiamo finire di smontare tutto il percorso per metterlo in sicurezza la strada, perché comunque sia la viabilità ordinaria è sempre quella che ne ha di più su tutto. Però ci siamo dati 3 giorni, dopodiché dobbiamo per forza iniziare a pensare al master, perché dopo l'incontro che abbiamo avuto con i 2 delegati FIA che sono stati con noi questi 2 giorni, dobbiamo lavorare tantissimo perché sia un evento, quello di ottobre, veramente grande. Hanno dei parametri che comunque sia sono quelli della Formula 1, quindi ci dobbiamo adeguare anche a questi. Insomma, Gubbio, al solito, è pronto a raccogliere la sfida. Uno scenario unico e incantevole, figlio di una passione forte più del tempo. Giusto qualche giorno di riposo e poi si riparte. I motori lungo la gola del Bottaccione torneranno a rombare presto.